Massimo, allora, Ecco. è chiaro che l'argomento principale è questa VAR che fa ancora discutere. Tu cosa ne pensi? Allora, io penso che sia una cosa positiva, penso che sia una cosa che vada migliorata, penso che sia una cosa da cui non si può tornare indietro, penso che ci siano state, sono state assolutamente più le cose positive di quelle negative. E come tutte le novità ci vuole un po' di tempo per farci l'abitudine, però tornare indietro è difficile, quindi bisogna imparare a conviverci e bisogna migliorarla. Detto questo non è facile, detto questo è una sperimentazione, quindi come tutte le sperimentazioni necessitano di un periodo di assestamento, però vedo che anche altri campionati la stanno adottando, anche quello inglese ha fatto una prova ieri sera, il campionato spagnolo farà la prossima. È evidente che ci sono degli errori, che il protocollo vada migliorato e che gli arbitri magari mostrino in alcune situazioni di essere di essere ben disposti nell'utilizzare questo metodo. Ecco. Perché il VAR non può costringere l'arbitro, questo è chiaro a tutti, cioè il VAR non può costringere l'arbitro ad andare a rivedere un'azione, Sì. questo è un limite del protocollo, però in alcuni casi secondo me il VAR non dico che deve obbligare, però deve consigliare vivamente, mettetelo come volete, però deve dire vattela a rivedere,